Dopo la condanna a morte, i soldati si fecero attorno a Gesù e gli misero addosso una veste rossa. Intrecciarono una corona di spine e gliela posero in capo. Maria ha accettato il disegno di Dio fin dall'annuncio dell'angelo e lo porta a compimento fin sotto la croce. Il Cireneo tornava dalla campagna, dopo ore di duro lavoro, e costretto pure a portare la croce al posto di Gesù per un certo tratto di strada. Cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Prima di arrivare sul Calvario cade per la terza volta. È sfinito, non ha più le forze nemmeno per alzare lo sguardo. La sua faccia è a terra, il suo corpo prostrato al suolo. Gesù sente su di sé il peso del tradimento, del rinnegamento, dell'amore non ricambiato, del bene elargito e non ricevuto. Acqua del costato di Cristo, lava le mie colpe. Sangue di Cristo, inebriami di te. Signore Gesù, esaudisci la mia preghiera. Dentro le tue piaghe dammi rifugio. Portami con te nell'ora della morte. O Padre, tu hai voluto associare la Vergine Maria alla passione del tuo unico figlio, concedici a noi che partecipiamo alle tue sofferenze di giungere con lei alla gioia della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.